Un saluto a tutti da Piero Gepardo e Stefano Nava. Siamo qui nella nostra postazione pronti per commentare la sfida. Ciao Pier, un saluto a tutti anche da parte mia e speriamo che queste due squadre oggi ci facciano divertire. Stefano, che idea ti sei fatto sulla formazione ospite? Hanno iniziato con grande decisione, ponendosi nelle prime due partite. Sono certo che gli aspiranti campioni cercheranno di ottenere oggi anche il terzo successo. Ecco la formazione della squadra di casa. Per questo match scelgono il 4-4-2. Nello specifico una delle due punte agirà in posizione leggermente più arretrata rispetto al centravanti. Probabilmente il tecnico vuole... Tutto facile qui per il portiere. Si avvicina all'area. Fuori. Sarà fallo laterale. Sinclair cerca il sostegno dei compagni. Il tocco dentro. Va con i pugni il portiere. C'è spazio per andare. Grande chiusura difensiva. Vittoria per loro, nell'ultima uscita in casa, il biglietto da visita ideale per presentarsi carichi a questa sfida. Vorranno dare seguito al bel successo per 3-1 ottenuto nell'ultimo turno e credo che possano... Tiro tutt'altro che insidioso questo, parato facilmente dal portiere. Occhio, cerca l'area di rigore. Arretrano il raggio d'azione. Buon pallone filtrante. Sinclair! Che parata! Restituisce bene il pallone. Si fa spazio. Ci sono metri a disposizione. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Occhio che guadagna metri. Pallone in gioco, attenzione. Palla in fallo laterale. Difensore che... Punizione da posizione decisamente favorevole questa. La risposta del muro, della barriera. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Occhio al corner. Davis! Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, i riflessi fuori al comune. Occhio al corner. Manovra interrotta dagli avversari. Tentativo di chiusura. Guadagna metri verso l'area. Può andare. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Punta l'area. Fallo, nessun dubbio per l'arbitro.
Non è finita, palla ancora pericolosa. È riuscito facilmente a superare il marcatore. Prova a far partire il tiro. Portiere che evita il gol con un grande intervento. E c'è il tiro. Palla che finisce dentro dopo aver baciato la traversa. Il replay ci mostra di nuovo l'azione del gol col pallone che entra dopo aver sbattuto contro la traversa. Un po' di fortuna qui, ci vuole sempre, ma la conclusione meritava sicuramente. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ragna metri. Mukandio. Attenzione! Respinge il difensore. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Possibilità di contropiede. A metri a disposizione. Palla bassa e tesa. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Si giocherà ancora per 2 minuti. La traiettoria verso il punizione da una mattonella molto interessante. E l'arbitro estrae il cartellino giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Prova, tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli... L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Griffiths! Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Occhio alle sovrapposizioni. Lustig. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Bravo qui l'attaccante, attenzione però al pressing. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare. Lustig può correre lungo la fascia. Punta la porta, cross in mezzo. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. C'è spazio per andare. Va con il possesso. Pallone interessante. Opportunità. Che gol! Splendida rete! Palla che rimane bassa. Trova l'angolo giusto. Trova la zona giusta e arriva il gol. Sembrava impossibile segnargli oggi. E invece si sono dovuti. Superare però, alla fine sono riusciti a gonfiare la rete. Allenatore sceglie un doppio cambio. Lustig apre il gioco, ha spazio per andare, cerca il traversone. Everton, che secondo i rumors di mercato di queste ore sarebbe molto attivo sul mercato, molto vicino a un giocatore che può diventare una chiave importante. È sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato, non c'è da stupirsi dunque che ci sia la fila per prenderlo. Hanno spezzato bene la trama qui. Ci sono metri a disposizione. C'è il vantaggio, possibile crossare.
per Mazzo, scattata molto bene qui la trappola del fuorigioco. Questa è un'ottima organizzazione di gioco. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Cerca la sovrapposizione. Lustig. Munir. Il traversore sul... Nessun problema per il portiere. Maragna metri. Sventa qui la minaccia. Palla che esce, sarà faro laterale. C'è il cambio in arrivo. Lustig può avanzare a spazio. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Sinclair, c'è il movimento dei compagni. La traiettoria verso il centro. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Si avvicina all'area. Brutto cross, nessun problema per la difesa. A spazio, prova. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare, nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. È il momento decisivo della gara, siamo nel finale, tutto può ancora succedere. È il momento della verità, devono spingere adesso inevitabilmente per trovare il gol. Devono fare qualcosa di più se vogliono segnare. In questo senso trovo azzeccata la scelta di optare per i cross in area. Prova a cambiare gioco. Occhio al suo movimento. Premia la corsa sulla fascia. C'è il movimento senza palla. Guadagna metri. Può metterla da lì. Palla ancora lì. Calcio d'angolo, minuti finali, momento importante. Difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Davis. Ancora 3 minuti da giocare. Sarà fallo laterale. Munir. Deve arretrare qui. Palla messa dentro. Occhio a questa possibilità sul calcio d'angolo per provare a vincere la partita. Occhio al tiro della bandierina. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ci provano ancora, non è finita, vogliono vincere. Palla vagante adesso. Termina qui il match sul risultato di parità. Partita